Io partirei proprio da qui. Il tuo ultimo libro si chiama Ultime notizie sull'evoluzione umana, edito dal Mulino. Fuori ce n'è ancora una copia, credo, sono andate via tutte. E a qualcuno, magari nel nostro pubblico, può sembrare strano che parlando di paleoantropologia ci siano delle ultime notizie. E invece? No, invece effettivamente, buonasera a tutti innanzitutto, effettivamente la paleoantropologia ci ha abituato, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ma anche in precedenza in fondo, a una continua produzione di notizie. Racconto talvolta che io ho una rubrica sulle scienze ogni mese e ogni mese ho l'imbarazzo della scelta su quale notizia cogliere per poterne parlare, raccontare e approfondire degli argomenti che ovviamente con l'aumentare poi delle informazioni diventano più complicati. E con qualcuno parlavamo proprio poco fa del fatto che ci si perde un po' nel Dedalo, non più solo dei nomi in latino, no? Le varie specie che noi denominiamo, ma anche proprio delle informazioni, le date, le questioni aperte riguardo alle modalità dell'evoluzione. Indubbiamente l'evoluzione umana è diventata nel corso degli ultimi decenni una disciplina guida, adesso credo di non sbagliarmi molto, nel campo proprio dell'evoluzione in genere. Nel senso, mentre i paleoantropologi in passato dovevano apprendere molto dagli altri campi per capire un po' come muoversi, per interpretare le fragili evidenze che si aveva a disposizione, adesso per una serie di motivi che sono l'aumentare notevole delle evidenze a disposizione, abbiamo molti più fossili, in altre parole, su cui lavorare, i nuovi metodi, che sono tanti e sono dai più tradizionali però rivoluzionati da nuove modalità applicative. La vecchia cara morfologia ottocentesca è diventata uno strumento raffinatissimo nelle mani di chi sa utilizzare il medical imaging o la morfometria geometrica, no? Delle possibilità di analisi che soltanto una decina, una ventina d'anni fa non erano neanche immaginabili. E poi appunto tutti gli aspetti archeologici, geologici, paleontologici, quindi tutto il contesto paleoambientale e non ultimo il DNA, il fatto che da alcuni decenni abbiamo capito che dal DNA dei viventi si possono ricostruire le fila delle principali dinamiche evolutive. E poi da una ventina d'anni a questa parte, anzi l'anno scorso abbiamo proprio festeggiato il ventennale, la possibilità di estrarre DNA dai fossili. Questa è una cosa indubbiamente di importanza straordinaria che fornisce continuamente informazioni. Beh, quindi diciamo che non finiscono mai le notizie in realtà, no? Assolutamente. E quindi allora proviamo invece di restare nell'attualità, che in realtà poi è l'attualità che ci permette di avere delle informazioni sul passato, tornando indietro, no? Quanto indietro possiamo tornare per far partire la storia dell'uomo? Dunque, a parte che stiamo davanti a un cammino caldissimo. Fa caldo un po' in questo cammino. Scusatemi, mi levo la giacca. Chi ha acceso questo fuoco così intenso? Abbassate la fiamma, per favore. E, quanto indietro possiamo tornare? Possiamo tornare indietro quanto ci pare, no? Nel senso che effettivamente l'evoluzione umana è una convenzione, poi alla fine, no? Nel senso che noi in fondo siamo degli esseri viventi, come tutti, e quindi le origini dell'uomo coincidono con l'origine della vita stessa sulla Terra, quindi volendo possiamo tornare indietro di centinaia di milioni, forse miliardi di anni. Però insomma, poi arrivando più vicini a noi, potremmo pensare che le origini dell'uomo abbiano a che fare con l'origine di tutte le scimmie. Noi siamo dei primati, no? Linneo così ci ha battezzati in pieno Settecento, e come primati noi abbiamo origini che pescano alla fine del Mesozoico, quando c'erano ancora i dinosauri. Non c'erano uomini e dinosauri, no. non si pensi questo, nessuno in questa sala certamente lo pensa,
ma comunque esistevano delle creature, ancorché minute, ancorché nascoste nella vegetazione, che rappresentano i primi vagiti, potremmo dire, del mondo dei primati. Diamo un numero, mesozoico, diciamo... 80 milioni di anni. 80 milioni di anni. E poi dopo l'estinzione dei dinosauri si aprono le finestre ecologiche per l'adattamento di una miriade di primati che via via si evolvono e si differenziano nel tempo. E così passano le decine di milioni di anni fino ad arrivare a una data che è poi quella che tutti utilizziamo per definire quanto indietro andiamo nel tempo per parlare di evoluzione umana, che è intorno a 6 milioni di anni. Quindi dobbiamo levare uno zero da quei 60-80 milioni di anni di cui abbiamo detto un attimo fa e troviamo intorno a 6 milioni di anni delle prime creature bipedi. E qua c'è uno dei tanti problemi che abbiamo di fronte oggi da sciogliere e ci sono notizie anche qui costantemente, perché non è detto che tutti i primi bipedi, tutte le prime scimmie bipedi fossero davvero nostri antenati, no? C'è per esempio Silvia Guaioli in prima fila che è innamorata di Tumai. Ogni volta che parliamo di evoluzione umana parla di Tumai. Tumai è un cranio chiamato tecnicamente Sahelanthropus chadensis, ha circa 7 milioni di anni e forse, diciamo probabilmente, da alcuni dettagli della sua anatomia, soprattutto dalla base del cranio, possiamo presumere che fosse bipede. Questo vuol dire che era nostro antenato? Non è detto, perché effettivamente in quell'epoca, con situazioni climatiche, che forse qua abbiamo in una slide, questa qua, no? In situazioni climatiche che adesso qui sono rappresentate in maniera schematica secondo una curva che rappresenta le oscillazioni del clima, che vedete va verso sempre più il freddo, no? Cioè questi picchi giù sono l'ultimo milione di anni e sono le glaciazioni. Ma già i tempi di Tumai, che stanno fuori tra l'altro da questo grafico, il clima incominciava a deteriorarsi rispetto a temperature precedenti e in certe aree del pianeta c'è stata una grandissima estinzione di scimmie antropomorfe. Gli antenati degli attuali scimpanzé, gorilla, orangutang, gibboni e nostri erano molti di più delle attuali drappello di scimmie antropomorfe, no? Cioè, oggi ne contiamo di generi 5, anzi se ci mettiamo i gibboni una dozzina, ma veramente pochi rispetto alla grandissima quantità di scimmie antropomorfe che c'erano alla fine del Miocene o nel pieno Miocene. Poi si va riducendo questo numero perché c'è una grande estinzione, perché le foreste si contraggono, ma in alcune aree della Terra, in particolare in Africa, questo diradamento delle foreste, questa contrazione delle foreste è avvenuta in maniera più graduale e questa gradualità ha consentito ad alcuni di adattarsi. I nostri antenati sono un esempio di questo, il nostro bipedismo è un esempio di questo adattamento. Ma non possiamo escludere che altri primati di quell'epoca avessero delle potenzialità di adattarsi ugualmente diventando bipedi anche loro, ma poi si sono estinti, ancorché bipedi, insomma. Quindi il bipedismo di per sé, il fatto di camminare su due gambe, il fatto di adattarsi in una maniera simile a quella dei nostri antenati, non vuol dire che però siamo di fronte davvero a un nostro antenato. Quindi Tumai potrebbe non essere un nostro antenato, anche perché Tumai, cioè questo Sahelanthropus chadensis, ha una data un pochino troppo antica, ha 7 milioni di anni, 6 e mezzo, 7. E questo non collima perfettamente con un metodo che noi abbiamo da qualche decennio di valutare i tempi di divergenza evolutiva. Questo metodo è basato sul cosiddetto orologio molecolare, no? Molti di voi sapete che cosa vuol dire? Vuol dire studiare la variabilità genetica delle specie attuali e sulla base di questa variabilità al presente ricucire alcuni snodi dell'evoluzione, no? Quindi datare in qualche modo i momenti di divergenza evolutiva. Se io e uno scimpanzé siamo distanti una cifra, quella cifra in termini di orologio molecolare identifica un momento nel tempo in cui le nostre storie hanno iniziato a divergere. E l'orologio molecolare, proprio confrontando noi con i nostri parenti più stretti, cioè proprio gli scimpanzé, dice 5-6 milioni di anni.
i 7 milioni di Tumai, io indico sempre Silvi, perché, ma non è Tumai lei, è semplicemente una fan. I 7 milioni di Tumai sono forse un po' troppo per questo, e questo è uno dei motivi, non l'unico, che ci fa pensare che magari questi primi bipedi fossero tanti e non tutti necessariamente lungo la linea, il filo rosso che poi porta a Homo sapiens. È il concetto di cespuglio che già qui emerge, insomma. Di questa idea che abbiamo detto, no? Siamo primati, quindi discendiamo dalle scimmie, e che oggi è condivisa dagli scienziati, anche se ci sono drappelli di persone che magari sono rimaste un po' indietro e la contrastano, è patrimonio comune, diciamo così, da 200 anni, da quando Darwin ha pubblicato la sua Origine delle Specie. Però, come scriveva lui, è stata comunque l'impressione che molti hanno avuto, una fucilata al ruolo dell'uomo nella natura. Già. Sì, il posto dell'uomo nella natura è il titolo, come dire, seminale, come si dice in inglese, no? del libro di Thomas Henry Huxley, pochi anni dopo l'Origine delle Specie di Darwin. Racconta, proprio identifica questa tematica, no? Cioè il fatto che da un lato, da un punto di vista naturalistico, l'uomo è stato rimesso al suo posto nella natura, no? Cioè è stato identificato chiaramente già nel 700 e poi ancora meglio nell'800 e poi ancora di più ovviamente quasi 200 anni dopo. Noi siamo delle creature viventi, insomma, su questo non credo che ci possano essere dei dubbi. Siamo delle creature viventi, siamo dei mammiferi e in particolare siamo dei primati con tutte le altre scimmie, condividiamo una grande quantità di caratteristiche, insomma, che sono diciamo davanti agli occhi di tutti. Ora, questo però è chiaro che per un naturalista non fa strano, come direbbe Verdone, ma per molta altra gente che è priva di questa cultura naturalistica che probabilmente invece in quest'aula tutti condividiamo, fa strano. Sentirsi un animale tra gli altri non piace a tanti. E questo sicuramente ha significato in qualche modo una riduzione darwinista dell'uomo rispetto alla posizione di quasi angelo nel quale una certa visione della nostra natura ci poneva. Ed è uno dei tanti, ma qua insomma facciamo un po' una conversazione quasi scontata, io trovo, no? Cioè è uno dei tanti passaggi degli ultimi secoli nei quali l'uomo, la terra, la nostra psiche, insomma, e quindi stiamo citando Galileo, Newton, ma poi Darwin e poi Freud, insomma, in qualche modo siamo stati riportati a quello che poi siamo, cioè delle creature viventi. Come diceva un libro molto bello, soprattutto è molto bello il titolo, di un mio collega di Cambridge che si chiama Robert Foley, il libro di molti anni fa, di 20 anni fa, il libro si intitolava Another Unique Species, cioè una specie strana, ma come sono tutte strane le specie, cioè ognuna con le sue particolarità, le nostre particolarità che sono straordinarie, che ci consentono di fare questa chiacchierata stasera davanti a un microfono con una proiezione e con un camino caldissimo davanti, sono delle particolarità straordinarie che ci hanno resi i signori della Terra, per citare il titolo di un altro mio amico Ian Tattersall, però comunque le particolarità di una specie particolare, una specie vivente, una specie animale, una specie di mammifero, una specie di primate, particolare quanto si vuole, ma pur sempre una specie vivente. Senti, una certa semplificazione ha portato a, in qualche modo, molta parte del pubblico a trasformare il concetto di evoluzione in quell'immagine che tutti noi abbiamo presente, dove c'è la scimmietta a quattro zampe, poi c'è quella che comincia a alzarsi, poi c'è il Neanderthal, poi c'è l'impiegato di banca con la giacca e cravatta, solitamente bianco tra l'altro. Certo, con gli occhiali a volte. Raccontaci un po' perché è sbagliata questa immagine. Credo che ci sia, ecco, per questo motivo qua.
Cioè, l'idea di una successione di specie una presso all'altra è sbagliata per il semplice fatto che abbiamo capito che dietro, che nel nostro passato c'è un cespuglio, come dicono molti, e abbiamo detto già poco fa quanto l'idea di cespuglio effettivamente possa essere corretta, nel senso che si vede la freccia? Sì. Questa è una scala del tempo. E tutte queste barrette sono i nostri antenati, nel senso che sono tutte le specie che la paleoantropologia oggi riconosce in uno scenario pluricontinentale e durato milioni di anni come specie distinte che in qualche modo rappresentano tutto ciò che c'è prima di noi e dopo la separazione tra la nostra storia e quella degli scimpanzé attuali. Se noi e gli scimpanzé viventi condividiamo il 98,5% del DNA, le nostre due storie si sono separate intorno a 6 milioni di anni fa e proprio in quest'epoca effettivamente troviamo i primi bipedi che rappresentano l'inizio cespuglioso, magari non per forza tutti lungo la linea che poi arriverà qui su 200.000 anni fa in Africa, poi su questo 200.000 magari si può parlare di Homo sapiens, e come si vede da questa storia, da questa semplice rappresentazione, l'unica possibile sul piano bidimensionale, perché in realtà per rappresentare l'evoluzione umana ci vorrebbero più dimensioni. In alcune esposizioni che hanno avuto anche un certo successo recentemente negli anni passati, tipo la scimmia nuda o Homo sapiens, non so se qualcuno di voi ha visto queste cose, Homo sapiens è stato anche qui a Milano, insomma, ed era forse l'edizione migliore. E avevamo pensato di cercare di fare un albero, sfruttando appunto lo spazio tridimensionale, un albero evolutivo che sfruttasse più dimensioni, proprio perché abbiamo bisogno di più dimensioni per rappresentare l'evoluzione umana. Comunque, in due dimensioni, mettendo semplice ciascuna di queste barrette in ordine nel tempo e in orizzontale in ordine in base alla distanza morfologica da Homo sapiens, quindi questi qua sono i più diversi, diciamo, da noi e questi sono i più simili a noi, bene, in questo modo già si disegna qualcosa che non è certo una sequenza, ma è un albero che ha una grande biforcazione intorno a 3 milioni di anni fa, 3 milioni, 2 milioni e mezzo di anni fa, questa grande biforcazione qui, e che comunque sottintende a molte altre ramificazioni complicate, che qui non si vedono, ma si intuiscono soltanto per il semplice fatto che molte di queste barrette sono sincrone, cioè queste specie, questa squa per esempio e quest'altra, sono contemporanee, quindi inevitabilmente non sono una appresso all'altra nel tempo, ma sono vissute contemporaneamente. Quindi lì c'è una arborizzazione complicata che in qualche modo deve essere descritta. Non lo fa questo grafico, ci vuole un racconto o ci vuole un altro tipo di grafico, per esempio questo qui, che riguarda il solo genere Homo. Cioè, quando qui vedevamo le barrette blu, una apparentemente una appresso all'altra, ma in realtà appunto considerando il tempo non sono una dopo l'altra, sono una accanto all'altra. Analizzando questa storia, che è una storia in realtà pluricontinentale, cioè non riguarda più la sola Africa ma riguarda anche l'Eurasia, e quindi distribuendo i fossili in Europa, in Africa, in Asia, si vede come quelle barrette si ramificano a fare una sorta di albero. Vabbè, qui è in orizzontale, prima era in verticale, ma insomma si capisce ugualmente, credo, no? Il senso di questa. Quindi l'idea di cespuglio, albero, frondoso, eccetera, è la contraddizione proprio palese a quello che fino a non molto tempo fa si pensava riguardo l'evoluzione umana. Tutti abbiamo in mente appunto quella sequenza a cui facevi riferimento tu e che ogni volta che si parla di evoluzione umana ci viene sbattuta in prima pagina, come se fosse la rappresentazione dell'evoluzione umana. Niente di più fuorviante. L'evoluzione umana non è una successione di specie. Per il fatto appunto che non è lineare, e come dicevi adesso, ci sono specie che convivono
Sapiens si è trovato a convivere anche con l'uomo di Neanderthal. Assolutamente. Che conseguenze ha avuto questa convivenza? Ci sono stati incroci? C'è del Neanderthal in noi? Vieni subito all'aspetto così hard della faccenda. sì, dunque, questo grafico ci aiuta molto in questo, per questa tua considerazione, no? Perché, per esempio, in questo grafico è rappresentata l'evoluzione del solo genere Homo, no? Quello che appunto, come dicevo prima, qui in barrette blu. E qui, vedete, qua siamo intorno a 2 milioni e mezzo di anni, come qui alla comparsa, no? Dei primi blu, eravamo intorno a 2 milioni di anni. Ora, si capisce una cosa da questo grafico, secondo me, che la storia del genere Homo, le varie specie di Homo, si sono succedute nel tempo e diffondendosi in spazi geografici molto vasti, e proprio per queste successive diffusioni geografiche poi hanno teso a differenziarsi regionalmente, no? Quindi la prima parte di questo grafico rappresenta varie specie che si sono create e si sono evolute in aree geografiche distinte. E poi ce n'è un'altra di variazione geografica, e poi l'ultima è quella rappresentata da questo grande triangolo arancione, no? Quello in fondo. Lo rappresento così perché di meglio non si può fare in questo spazio limitato, no? È veramente la comparsa di Homo sapiens in Africa 200.000 anni fa, è un fenomeno talmente esplosivo, è un po' una rivoluzione nel quadro lento, diciamo, dell'avanzare di una storia più graduale, che esplode proprio in questo grafico sotto forma di un triangolo di diffusione geografica. Compare la specie qui in Africa e poi si diffonde geograficamente. Ora però, se noi facciamo una fotografia a un certo momento, cioè ormai Homo sapiens è comparso, si è incominciato a diffondere geograficamente e fotografiamo la situazione, per esempio, non so, a 100.000 anni fa, no? Questo è 200.000, questo è 0, quindi 100.000 è esattamente a metà strada, e tiriamo su una linea, vedete quante specie c'erano contemporaneamente. Allora, c'erano gli ultimi Neanderthal in Europa e nel Vicino Oriente, c'erano altre forme della specie precedente a Homo sapiens in altre parti dell'Africa, c'erano forme forse della stessa specie in Asia. In Asia però, forse in Indonesia, dalle parti dell'isola di Giava, c'erano gli ultimi Homo erectus. Nell'isola di Flores, che è un'isoletta a metà strada tra l'Indonesia e l'Australia, c'erano questi hobbit cosiddetti, no? Quindi, se li contiamo, Homo sapiens, Homo neanderthalensis, gli ultimi edelbergensis africani, gli ultimi edelbergensis asiatici, Homo erectus, Homo floresiensis, 6 specie umane diverse, che esistono contemporaneamente, ognuna a casa sua, diciamo così, direbbe Salvini. Ora, Homo sapiens, diffondendosi geograficamente con queste specie, ha un confronto ecologico. Però Homo sapiens ha una risorsa in più, possiamo pensare, perché altrimenti non capiamo come mai, no? Tutti gli altri sono estinti, Homo sapiens sopravvive, si diffonde ulteriormente, siamo 7 miliardi oggi, insomma più di 7 miliardi. Ora, questo qualcosa in più sta nel cervello, insomma, però è un altro discorso questo, no? Quindi Homo sapiens sopravvive e gli altri si estinguono, ma, come dicevi tu, prima di estinguersi ci lasciano un retaggio genetico, perché per quanto siano specie diverse, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, Homo heidelbergensis, eccetera, però si sono separate in tempi così recenti tra loro, per esempio, i Neanderthal e noi, i Neanderthal è questa roba rossa qua su, no? Noi siamo questo triangolo arancione, vedete che qua ho disegnato l'epoca che sta sotto questo cranio della probabile divergenza tra le due specie, intorno a 500.000 di anni, 0,6, 0,5 significa 500.000 di anni, questo è 1 milione di anni fa. Quindi da queste parti nel tempo e nello spazio, non sappiamo, probabilmente in Africa o nel Vicino Oriente, le due specie si sono separate, e quindi la loro separazione, quando poi compare Homo neanderthalensis come specie, Homo sapiens come specie, è giovane. E questo fatto che ci siamo separati così poco tempo fa fa sì che la possibilità di ibridarsi, anche se poco,
ci sia ancora. E quindi avvengono quelle che io scherzosamente chiamo queste scappatelle, diciamo così, perché non è stata la fusione delle due specie, no? Cioè, se fosse stata la stessa specie, varietà geografiche della stessa specie, saremmo andati incontro a una sorta di fusione tra queste due umanità. Mentre quello che succede è che il DNA ci racconta, e anche la morfologia in parte ci racconta, è che le due specie si ibridano per poco tempo e soltanto in certe aree geografiche, fondamentalmente in un'area geografica che è il Vicino Oriente, in un'area geografica che è di contatto, perché se ci immaginiamo qui un planisfero, no? e immaginiamo la comparsa di Homo sapiens in Africa e poi la sua progressiva diffusione in tutta l'Africa e poi la prima uscita dall'unico posto possibile, cioè dal Sinai, oltre a qualche altra possibile uscita più a sud, bene, allora lì incontra l'areale di distribuzione neandertaliano che occupavano tutta l'Europa, il Vicino Oriente, fino alla Siberia. Quindi c'è un momento in cui le due specie hanno un contatto prolungato, migliaia di anni, e in questo lungo contatto qualche scappatella, qualche ibridazione c'è stata, ma piccole, perché altrimenti noi avremmo molto più DNA neandertaliano nel nostro genoma. In realtà abbiamo soltanto qualche traccia di DNA neandertaliano, si stima il 2-4% a seconda degli individui, che gli studi genetici molto avanzati ormai ci dicono che è il figlio, questo 2-3%, è il risultato di una introgressione, tecnicamente sapete, no? Si dice così, molto più estesa. Cioè al momento del contatto è possibile che nel nostro genoma, nel genoma delle prime popolazioni di Homo sapiens che si affacciavano in Vicino Oriente, sia entrato addirittura un 20% di DNA neandertaliano. Però ce ne rimane soltanto il 3%, e quel 3% di Neanderthal che è in me è diverso dal 3% che c'è in te, è diverso, ognuno ha un pezzetto di DNA diverso. Come se che quel 20% iniziale si fosse frammentato, parcellizzato, polverizzato man mano che le popolazioni umane anatomicamente moderne si andavano diffondendo in tutto il pianeta. Quindi, ora, la storia è ovviamente fresca, è una delle tante ultime notizie, notizione, perché in realtà poi sotto questa notizia ce ne sono mille rivoli, però se è così, come sembra, vedete come la paleantropologia negli ultimi anni diventa una scienza veramente pilota, cioè ci consente di vedere un fenomeno evolutivo che fino a poco tempo fa potevamo soltanto immaginare. Invece lo vediamo dai fossili, lo vediamo dal DNA, cioè vediamo un'ibridazione interspecifica, cioè siamo in grado di identificare il fatto che queste siano due specie diverse, ma capaci di ibridarsi un po' e sappiamo quanto di quel po'. Insomma, credo che sia qualcosa di straordinario rispetto a quello che la paleontologia poteva fornire fino a pochi anni fa, o addirittura ai tempi di Darwin. Sapete che Darwin non pensava che dalla paleontologia in genere sarebbero venute prove sull'evoluzione, no? Era scettico sul fatto che i fossili sono talmente pochi, così dispersi nello spazio e nel tempo, che non daranno mai tracce sufficienti di un fenomeno così puntuale, così. Invece, fortunatamente, incominciamo ad affacciarci a un futuro in cui questa storia la possiamo raccontare anche in certi dettagli davvero sofisticati. Senti, quando appunto non c'erano ancora questi dettagli, queste informazioni così precise, si andava per esempio alla ricerca dell'anello mancante, il pitecantropo, giusto? Mm. La creatura che congiungeva il mondo delle scimmie con quello dell'uomo. E ovviamente questa ricerca poi ha dato origine anche a qualche bufala, visto che oggi il tema è anche questa, no? Un caso clamoroso è quello dell'uomo di Piltdown, ce lo vuoi raccontare un po'? Bellissimo. Silvia, ti posso citare un'altra volta? Allora, Silvia oggi diceva, no? Ma possibile, non so se chi c'era oggi pomeriggio, credo molti di voi erano presenti, e diceva, ma è possibile che dei fossili così frammentari possano essere degli olotipo, cioè dei fossili di riferimento per una specie, no? E che vengano conservati nei musei, per esempio il solito Tumai.
È possibile, e il caso di Piltdown, appena citato, è un esempio bellissimo di come la scienza può fare tesoro del deposito di un reperto considerato olotipo di una specie. Allora, la storia, molti la conosceranno, però insomma, riassumiamola per chi non la conosce. Forse ne abbiamo parlato anche qua una volta in un Darwin Day qualche anno fa. Si tratta di un cranio scoperto in Inghilterra nel 1912. Però il cranio era molto frammentario. Viene scoperto da un dilettante, un certo Charles Dawson, e in frammenti. Ci sono dei frammenti del cranio, c'è una porzione di mandibola rotta. E questo reperto cade in un momento storico, torno a dire 1912, in cui le conoscenze della paleoantropologia erano molto orientative. Si sapeva un po' dell'uomo di Neanderthal, si sapeva un po' dei primi sapiens, i cosiddetti Cro-Magnon. Erano stati scoperti dei resti nell'isola di Giava, appunto riferiti al pitecantropo, cioè la scimmia uomo, ma per esempio non si sapeva nulla di Australopiteco, non si sapeva nulla di tutto quello che vedete rappresentato qui o qui, no scusate, o qui, no? Cioè tutto questo era ignoto. Diciamo che di questo grafico si sarebbe potuto disegnare qualcosina qua e un punto qua, fine. Queste erano le conoscenze nel 1912. Nel 1912 il nostro Charles Dawson nel Sussex trova frammenti di un cranio insieme a faune pleistoceniche, a manufatti, e quindi i resti di un uomo preistorico molto antico che diventa un nuovo pitecantropo, nel senso che ha delle caratteristiche da uomo, perché i frammenti del cranio descrivono una testa rotonda come la nostra, ma la mandibola, quel pezzo di mandibola, quel frammento, quella porzione di mandibola indica una faccia da scimmia. Quindi una testa rotonda come un uomo moderno, grande anche, con un bel cervello, ma la faccia ancora, ma nessuno è perfetto, la faccia un po' da scimmia. Un vero pitecantropo, no? Secondo l'idea ottocentesca che prima o poi si sarebbe trovato la via di mezzo tra l'uomo e la scimmia. E qua c'è il meglio dell'uomo, il grande cervello, e un po' di scimmia, questa faccia un po' così, prognata. Il reperto viene studiato dal meglio dell'Accademia londinese, alcuni diventano anche baronetti per queste e altre scoperte, e gli viene dato un nome a questo fossile, il nome è Eoanthropus Dawsoni, cioè l'alba dell'uomo intitolata Charles Dawson, lo scopritore. Peccato che fosse una frode, fosse un reperto assolutamente creato, non si sa da chi, probabilmente proprio da Charles Dawson poi si è scoperto, ma ci sono vari implicati, vari indiziati in questa storia, a cominciare da un geologo che era compagno di avventure di terreno con Dawson ed era conservatore al Museo di Storia Naturale, il padre Teilhard de Chardin, il famoso gesuita che cercava di coniugare la paleontologia, quindi la scienza, con la fede, Sir Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes, che aveva una passionaccia per le storie del passato. Insomma, però poi insomma, recentemente vari studi anche un po' raffinati sembrano indicare che ci fu una sola mano, e quindi né Teilhard de Chardin, né Conan Doyle, né probabilmente Woodward hanno avuto un ruolo, ma probabilmente è tutta farina del sacco del dilettante Charles Dawson, che aspirava a una fama in peritura avendo scoperto il pitecantropo. E si era inventato questo pitecantropo nella maniera esattamente opposta a quello che poi le evidenze hanno mostrato che, no, gli antenati dell'uomo sono.
Cioè, in realtà il grande cervello è l'ultima cosa che compare sulla scena nel corso dell'evoluzione umana. E la faccia, semmai, che per prima si riduce. Quindi non è mai esistito un uomo dal grande cervello e con la faccia ancora da scimmia. È la faccia che si riduce e poi dopo cresce il cervello. E questo le scoperte successive lo hanno via via documentato, perché poi nel 24, quindi una dozzina d'anni dopo, vengono scoperte le australopitecine in Sudafrica e poi tante altre scoperte, tanto da riempire questo grafico. È una lezione bellissima di come appunto un reperto depositato in un museo e denominato specie, però essendo lì depositato, possa essere studiato e ristudiato e messo a confronto con le nuove evidenze che via via la scienza fornisce. E a quel punto salta fuori la magagna, anche se abbiamo a che fare, come tipicamente la paleontologia ha a che fare, con porzioni delle creature viventi. Noi non abbiamo l'individuo vivo, abbiamo parti scheletriche, dentarie degli individui del passato, e su quelle però cerchiamo di ricostruire appunto delle realtà viventi. L'Eoanthropus dausoni non è mai esistito, si trattava di dei frammenti di un cranio di un uomo dell'epoca dei Romani, diciamo così, preso da una tomba, messi insieme a un frammento di mandibola di un orangutang preso dalle collezioni di un museo, il tutto spezzato nei punti giusti per non far vedere i punti di contatto, il tutto colorato abilmente in modo da avere tutta la stessa patina. Lo stesso tipo di manovra è stata fatta anche sulle faune, prese un po' qui e un po' lì per metterle insieme nello strato. Insomma, un'opera proprio da falsario di Portobello Road, che però per molto tempo ha ingannato la scienza. La scoperta vera e propria della frode di Piltdown è del 1953, quindi ci sono voluti 40 anni per scoprire la frode tecnicamente, cioè col microscopio o con delle procedure chimico-fisiche. Però l'uomo di Piltdown nel 1953 era un pezzo che era già uscito di scena, perché tutte le altre evidenze che nel frattempo, tutte le altre documenti fossili che nel frattempo erano emersi, lo avevano fatto uscire di scena, perché non fittava, come si dice in inglese, non tornava con nessuna delle evidenze dell'evoluzione umana che stavano emergendo. Senti, un argomento sicuramente di attualità, no? È quello dell'immigrazione, che inevitabilmente può creare tensioni per l'adattamento, a volte create ad arte, eccetera, ma forse ci dimentichiamo che tutta la storia dell'uomo è una storia di spostamento, di migrazione. Sì, sì. Sì, prima o poi a me piacerebbe scrivere un libro su questo tema, perché c'entra molto ovviamente, secondo me, la densità di popolazione. Noi siamo, diciamo, troppi, diciamocelo. Come direbbe D'Alema, francamente, insomma. Siamo tanti e indubbiamente, come è successo mille volte, rimetto questo grafico perché questa è la storia che questo grafico racconta, ogni volta che noi diventavamo un po' troppi tendevamo a diffonderci geograficamente, no? E quindi una novità evolutiva comportava un successo adattativo, un successo demografico, e fin qui tutto bene, e di conseguenza la necessità di diffondersi su un territorio sempre più vasto, soprattutto in un'epoca di cacciatori-raccoglitori, dove gli spazi vitali sono necessari, sono tanti, no? Cioè, c'è bisogno di tanto spazio per poter vivere di caccia e raccolta. Se devi cacciare gli animali, se devi raccogliere i vegetali, hai bisogno di poterti muovere con un nomadismo a ciclo annuale, hai bisogno di molto spazio, molto territorio. Poi a un certo punto ci siamo inventati l'agricoltura, ma questo molto dopo. La linea che io potrei tirare è molto prossima allo zero, qui, per dire che quando è che siamo diventati agricoltori e allevatori, no? Parliamo di 5.000 anni fa, in questo grafico neanche si vede 5.000 anni fa, è 0,005, insomma. E lì evidentemente io penso le densità di popolazione hanno contribuito, sicuramente molti altri fattori, però la densità di popolazione ha favorito
la produzione del cibo e la stanzialità. Abbiamo smesso di essere nomadi, abbiamo smesso di essere cacciatori-raccoglitori, se non per diletto, e abbiamo prodotto il cibo da quel momento lì. E questo però nuovamente ha prodotto un grande successo demografico, e poi la rivoluzione industriale di 2-3 secoli fa, che da noi ha preso piede in tempi più recenti, ulteriormente, no? E abbiamo questa curva che è un'impennata proprio di densità di popolazione degli ultimi decenni, che quindi gli uomini di conseguenza tendano a spostarsi, mi sembra inevitabile, specie in un mondo globalizzato come il nostro, in cui si sa che al di là di quel mare c'è gente che vive molto meglio che in mezzo al fango, alla polvere, mangiando quello che... chiunque abbia fatto qualche piccolo viaggio in quei posti che si chiamano o si chiamavano Terzo Mondo sa benissimo, insomma, avrà visto scene di tutti i tipi, insomma, di gente che beve dall'acqua di una pozzanghera, insomma, no? Quindi è chiaro che nel momento che un satellite ti manda l'immagine di gente che invece gira con la macchina e beve la Coca-Cola, beh, insomma, tu tutto sommato un desiderio di andare dove sta questa gente ce l'hai. Ora, dove porta questo discorso io non lo so, è un problema più grande di quelli che io so affrontare, però certo è un problema non nuovo, strettamente legato alla quantità degli individui che ci sono su questa terra, è strettamente legato a problemi di risorse che forse non sono sufficienti per tutti. Credo che abbiamo però dentro la scatola cranica un cervello che ci potrebbe aiutare ad affrontare questi problemi. Si tratta di utilizzare bene questo patrimonio che ci è stato lasciato da questa storia. Questa storia è l'evoluzione del genere Homo, in particolare è l'evoluzione di un fenomeno che noi chiamiamo encefalizzazione, cioè lo sviluppo di un grande cervello. E questo grande cervello a qualcosa dovrà pure servire. Usiamolo. Però possiamo dire che tutti quanti siamo partiti dall'Africa. Veniamo tutti da lì. Siamo partiti dall'Africa più volte. La nostra storia è una storia di origine africana più di una volta, almeno 3. Questa è un'origine africana, cioè i primi ominidi, i primi bipedi, sono ovviamente africani, come sono africani i nostri parenti più stretti, scimpanzé e gorilla. È africana l'origine del genere Homo da queste parti, quando compaiono i primi cacciatori, diciamo cacciatori, sciacalli raccoglitori, diciamo così. C'è un cambio di Bauplan, proprio come si dice tecnicamente, no? Cioè proprio cambia il modello biologico. Queste erano scimmie bipedi. Questi sono uomini primordiali e sono nuovamente africani, ed è per poi qua la storia è, come abbiamo detto, in Africa, in Eurasia, ma per qualche strano motivo anche la comparsa di Homo sapiens è di nuovo un evento africano. L'inizio di quel triangolo arancione qua in Africa è nuovamente un fenomeno africano, seguito da, ancora una volta, come era successo più volte in passato, diffusione geografica. Quindi siamo tutti africani, come sì, alcuni libri hanno anche detto, insomma, c'è un libro di Guido Barbuiani che si chiama proprio così, gli africani siamo noi, no? Perché i veri europei non siamo noi, erano i Neanderthal. Dunque, noi stiamo arrivando alla conclusione della nostra serata, quindi se ci sono delle domande iniziate a prepararle, e anche il microfono iniziamo a tenerlo pronto. Ti volevo chiedere, parliamo un attimo del tuo lavoro, magari qui tra noi c'è qualche ragazzo che, o ragazza che sogna un giorno di poter seguire, no? La tua strada. Come si diventa oggi paleoantropologi? Beh, non c'è una strada sola. Diciamo che il paleoantropologo è un naturalista.
Quindi, se uno dovesse indicare un corso di laurea ideale, se continua a esistere, perché non è facile che esista, è il corso di laurea in scienze naturali. Le scienze naturali, tipicamente in Italia, come corso di laurea, garantiscono una formazione che è a cavallo tra la biologia e la geologia, no? Cioè tra le scienze della terra e le scienze della vita. E questo è esattamente il mestiere che facciamo noi, anche se poi ciascuno di noi ha una sua specializzazione, no? Quindi c'è chi studia solo gli aspetti geologici o solo gli aspetti paleontologici, o magari gli aspetti appunto legati allo studio della morfologia dei fossili, o... e poi ormai questa disciplina è praticata abbondantemente da quelli che hanno una formazione completamente diversa, che sono i biologi molecolari, genetisti di varia formazione, quindi biologi fondamentalmente, senza quel retroterra geonaturalistico, diciamo, che invece sarebbe utile. Ho timore che questo porti a qualche disfunzione, qualche problema di comunicazione all'interno della comunità scientifica che chiamiamo paleoantropologica, perché ormai appunto la diversificazione disciplinare all'interno della stessa paleoantropologia è tale e tanta, per cui un genetista che si occupa di evoluzione umana e un geostratigrafo che si occupa di evoluzione umana non si capiscono se si parlano davanti, anche se c'è un camino molto caldo, insomma.